SMB.
Gentili telespettatori di Eleven Sport, buon pomeriggio qui dalla Pala Quaresima di Cingoli per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta maschile. Tra qualche istante scenderanno in campo le formazioni della Santarelli Cingoli e dell'HC Cassano Magnago. Dicevamo del Cassano che nell'ultimo weekend ha disputato la Coppa Italia in maniera egregia, perdendo poi in finale con il Conversano, ma evidenziando un ottimo momento di forma. E il Cingoli invece viene dalla sconfitta di Merano, gara giocata il 6 febbraio scorso. Diamo lettura delle formazioni. Cassano con il numero 30 Bassanese, con il numero 8 Bortoli, con il numero 29 Branca, con il numero 77 Dorio, con il numero 5 Fantinato, con il numero 92 Iballi, con il numero 1 Ilic, con il numero 23 Lamendola, con il numero 85 Mazza, con il numero 12 Monciardini, con il numero 10 Moretti, con il numero 72 Possamai, con il numero 19 Saitta e con il numero 2 Scisci. In panchina, insieme a mister Davide Colec, Cristiano Bregione e Roberto Fantinato. Per la Santarelli Cingoli, con il numero 8 Antic, il numero 11 Chiaraberta, con il numero 7 Ciattaglia, con il numero 33 Cirilli, con il numero 16 Colleluori, con il numero 22 Ferretti, con il numero 6 Garroni, con il numero 3 Iaziri, con il numero 4 Ladakis, con il numero 18 Latini, con il numero 10 Mangoni, con il numero 20 Nuccelli, con il numero 15 Rotaru, con il numero 25 Santa Maria Nova, con il numero 19 Strappini e con il numero 21 Tobaldi. In panchina, insieme a mister Sergio Palazzi, Thomas Camperio. A dirigere l'incontro sono stati chiamati i signori Simone e Monitillo di Altamura. Tutto è pronto, primo possesso palla sarà del Cassano, già schierato a centrocampo alla vostra destra dei teleschermi, con il consueto completo bianco amaranto, alla vostra sinistra in completo nero la Santarelli Cingoli. Tutto è pronto, ancora ultimi dettagli prima di iniziare. Dicevamo, gara valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A maschile Beretta. Cingoli che dovrà rinunciare purtroppo per il resto del campionato a Giacomo Vincoletto, che ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio destro, e quindi per lui stagione finita. Adesso si inizia il primo possesso, dicevamo, del Cassano. Moretti, attacco Moretti, Possamai, adesso Moretti, ancora Possamai, primo fallo di Antic, subito ammonito sul numero 19 alla destra del Cassano, Saitta. Moretti e Possamai, adesso Fantinato, ancora Possamai, ancora il giropalla Saitta, adesso Moretti, passaggio all'ala per Bassanese, ancora il Cassano che cerca un varco nella difesa del Cingoli, ancora Possamai ben fermato prima dai Antic e poi da Ladakis, e adesso Scisci 9 metri già battuto, Moretti, ancora Possamai che va dentro e c'è la parata di Andrea Colleluori e c'è, riparte il Cingoli, Ladakis primo attacco, palla per Strappini e c'è la rete subito di Capitan Strappini. Riparte velocissimo il Cassano, Possamai, ancora Fantinato, Moretti, difende Rotaru, adesso Bassanese, ancora Fantinato,
possa mai, adesso si riallina la difesa del Cingoli e il Cassano può portare il suo secondo attacco dell'incontro. Moretti ancora, possa mai, scambio tra i due. Saitta ancora, possa mai, Moretti. Saitta che cerca l'uno contro uno, viene fischiato un fallo allo stesso possa mai, riparte veloce il Cingoli. La Dakis per Ivan Antic, ancora la Dakis a Rotaru, uno contro uno, palla a Mangoni e c'è la rete. Da posizione Mangoni è scalato dall'ala terzino, è andato a realizzare sopra la testa di Ivan Ilic, 2-0 Cingoli. Ancora si riporta in avanti il Cassano, sempre Moretti, Fantinato, possa mai, ancora Fantinato, adesso il tiro e la parata ancora di Colleluori, il tiro basso schiacciato di Moretti, però è sempre Cassano che rimane in possesso palla perché la palla era stata recuperata da Saitta dopo l'intervento di Colleluori. Ancora c'è il tiro di Alessio Moretti stoppato. Colleluori subito, riparte il Cingoli, Rotaru, Ladakis, Antic, passaggio all'ala, Garroni non se la sente di andare al tiro, Rotaru adesso sfugge la palla alla Ladakis, la recupera Rotaru, adesso ancora Antic che scambia con Garroni, Ladakis, Rotaru, Antic, Ladakis, giro palla del Cingoli. Adesso Garroni, ancora Antic, Antic per Rotaru, il tiro di Rotaru e questa volta c'è la parata di Ilic che va a recuperare la palla, la serve subito a Moretti, riparte lentamente il Cassano, possa mai Moretti. Moretti che cerca di dare ordine alla sua squadra e ancora possa mai con Fantinato, lo scambio tra i due, adesso c'è Scisci che esce a ricevere, ancora Fantinato, Moretti, Fantinato, possa mai e c'è il rigore, il 7 metri, fallo su possa mai, sull'uno contro uno di possa mai, c'è stata una difesa in aria, ci è sembrata, di Rotaru e c'è Moretti sulla linea dei 7 metri pronto alla battuta. E c'è la rete con tiro schiacciato basso sotto le gambe di, riparte di Colleluori, riparte Rotaru, Ladakis, c'è uno scontro tra Ladakis e possa mai, forse sì, sulla il tiro di Ladakis, la palla è finita in rete, ma poi entrambi i giocatori sono caduti a terra, speriamo non sia nulla di grave per entrambi. È entrato il medico in campo, adesso c'è un problema al polso sinistro per Ladakis e invece una botta allo stomaco per possa mai. Dicevamo 3-1 l'ultima rete adesso di questa di Ladakis. Si rialzano tutti i giocatori, esce momentaneamente la Dakis, è uscito anche possa mai.
entrato intanto Cirilli nelle file del Cingoli e Federico Mazza, ci sembra, sì, Mazza nelle file del Cassano. Si riparte quindi da centrocampo dopo la rete di Ladakis. Con i due giocatori coinvolti nello scontro che dovranno quindi restare fuori per tre attacchi, rispettivi attacchi delle proprie squadre. Si riprende adesso Mazza, Moretti, Fantinato, Scisci, giro palla, adesso Mazza, Fantinato, ancora il Cassano che cerca uno sbocco tra le fila, tra le maglie del Cingo, c'è il tiro di Fantinato, la parata di Collelluori. Riparte Rotaro, Antic, veloce, perde palla il Cingoli, ma c'è un fallo del Cassano e palla sui 9 metri per il Cingoli. Intanto entra Ferretti ed esce Cirilli nelle file del Cingoli. Ferretti, Garroni, Antic. Palla intercettata, la recupera e c'è la rete, palla recuperata da Antic che di furbizia va a realizzare dall'ala la quarta rete per i Cingoli. Subito e Mazza prende il palo, palla recuperata dal Cingoli, Rotaru, Antic, ancora Rotaru, l'attacco di Rotaru, Antic, Ferretti che si inserisce bene da terzino sinistro e va a realizzare la rete del 5-1. Subito un time out Davide Colez dopo 6 minuti e 47. Buon inizio del Cingoli che ha giocato bene soprattutto in difesa, è andato a difendere benissimo per poi ripartire e si è portato subito adesso più 4 il Cassano, che è riuscito ad andare in rete su rigore di Alessio Moretti. E quindi prontamente Davide Colez ha richiamato subito i suoi per questo primo time out dell'incontro. Il Cassano è pronto a iniziare dal centrocampo dopo la rete di Ferretti. Adesso è entrato con il numero 23 la Meldola. Cassano, dicevamo, adesso ancora in attacco. Mazza, Moretti, Fantinato, la Mendola. Ancora Mazza, Fantinato e c'è la rete, bel inserimento di Fantinato da terzino destro, è andato a realizzare il 5-2. È stato fatto ripetere il tiro d'inizio del Cingoli. Ferretti, Rotaro, Antic, Garroni, seguito da Saitta, Antic, Rotaro, ancora Antic, Rotaro, adesso difesa più arcigna del Cassano, c'è il passivo, fallo su Strappini, ben che era stato servito da Antic, ancora c'è il passivo, all'ala la palla e c'è
la rete di Garroni, servito all'ala da Antic. Adesso Rotaru che ferma Mazza, esce Sisci, entra, ritorna in campo la Meldola, ancora Bassanese, Moretti, Mazza, Fantinato. Giro palla tra i tre giocatori della zona centrale del Cassano. Adesso la Meldola che esce, ancora c'è l'attacco di Mazza per Fantinato, all'ala per Saitta, c'è un fallo del piede di Fantinato, riparte il Cingoli, Ivan Antic, scambio con Rottaru, passaggio a Strappini e la parata questa volta di Ilic su Strappini. Bella questa parata di Ivan Ilic, Strappini si era liberato sui 6 metri, con il piede Ilic ha ribattuto il tiro quasi a botta sicura di, adesso rientrato, e c'è Ladakis che recupera una palla che gli era sfuggita e va a realizzare la rete numero 7. Mazza da fuori ha ribattuto subito alla rete di Ladakis. Rotaru adesso fermato da Mazza, c'è il cartellino giallo per Mazza. Ladakis, Antic, Rotaru. Antic, Ladakis, e c'è il giallo per Sisci. Pericoloso questa spinta in aria su Ladakis. Ci sono le proteste di Olez. Sisci è stato ammonito, cartellino giallo per il numero 2 del Cassano. Adesso 9 metri per il Cingoli, 7-3 il punteggio dopo 10 minuti e 36 secondi di gioco. Ancora consigli di Palazzi ai suoi giocatori, Antic, Ladakis, adesso Rotaru. Ancora il giro palla tra i tre, adesso Garroni, ancora Antic, cerca Ladakis, ancora Antic per Rotaru che entra e va a realizzare tra palo e portiere. Rotaru, prima rete per lui. Protesta Ilic, passaggio all'ala e la palla sulla traversa, il tiro di Saitta. Sfortunato il Cassano. Rotaru subito, Ladakis, e c'è la rete. Questa volta si fa sorprendere Ilic, non proprio perfetto il suo intervento, un tiro abbastanza facile di Ladakis, una palla schiacciata ma palla che andava a una velocità ridotta, il tiro non era sembrato così resistibile, tiro che comunque va dentro. 9-3 adesso il punteggio. Fantinato, Moretti, Mazza, ben fermato da Antic, si arrabbia Alessio Moretti con i suoi. Mazza, ancora Moretti, passaggio alla Meldola, e c'era stata comunque la parata di Colleluori, la Meldola comunque aveva fatto invasione, quindi palla ancora al Cingoli, palla persa da Rotaru, ma il passaggio di Ladakis non era stato dei migliori. Parte veloce Mazza, adesso Fantinato che da terzino destro va a realizzare sul secondo palo. Ancora fermata questa rimessa veloce del Cingoli, gli arbitri dicono che bisogna ribattere, così è stato. 9-4,
Ladakis Antic a Rotaru. Ivan Antic al tiro, il tiro è murato, la palla in angolo, sempre possesso palla per il Cingoli. Strappini, Rotaru, adesso Antic, Ladakis per Garroni, ancora Ladakis per Rotaru, cerca un varco il Cingoli, Ladakis, Antic, Antic per Ladakis, per è il palo questa volta di Mangoni, palla sempre del Cingoli, Rotaru la recupera, scambia con Antic, ancora Ladakis e Rotaru, sfortunato la conclusione di Mangoni che dall'ala ha preso il palo più lontano della, e ruba palla questa volta, contropiede Bassanese, va a realizzare subito, però risponde Rotaru, botta e risposta, Fantinato questa volta, c'è la parata di Colleluori, riparte il Cingoli, 10-5 il punteggio, Rotaru, Ladakis, Antic, Garroni, Ladakis tenta il passaggio a Garroni ma c'è un fallo, ci saranno 9 metri già alla battuta subito, Strappini sempre per Antic, scambio tra Ladakis e Rotaru, ancora Antic, Garroni seguito da Saitta, ancora Rotaru a cui sfugge per la seconda volta la palla, riparte velocissimo Mazza, Saitta e gli arbitri dicono che c'è un tocco di Ladakis, quindi c'è un 7 metri e ancora Alessio Moretti alla battuta e c'è la rete ancora Moretti, la realizzazione dai 7 metri per il numero 10 del Cassano, 10-6 adesso il punteggio, siamo poco oltre la metà di questo primo tempo qui alla Pala Quaresima di Cingoli, gara Serie A maschile Beretta tra Santarelli Cingoli e Cassano Magnago. Antice che ha cercato l'uno contro uno ma gli arbitri hanno fischiato prima un fallo su di lui, la palla era andata in rete, ma Antic, ancora un fallo su Ivan Antic, ancora 9 metri per il Cingoli, Strappini, ancora Antic questa volta per Ladakis, Antic, Ferretti, Ivan Antic, ancora Ferretti e c'è un 7 metri e 2 minuti per Mazza che al momento del tiro di Ferretti lo ha spinto lateralmente, quindi 7 metri adesso, il primo 7 metri dell'incontro per il Cingoli, mentre dicevamo il Cassano ne ha battuti e realizzati 2 con Alessio Moretti. E para Ivan Antic, non ha boccato alle finte para Ilic che non abbocca alle finte di Antic e quindi c'è l'extra player, adesso il Cassano, esce Ilic per far posto a Possamai, Fantinato, Moretti.
Cicci, ancora possa mai per Saitta, Fantinato, giro palla, ancora Fantinato per cerca di possa mai l'attacco, c'è la, il fallo su Moretti. Il Cingoli, contropiede Mangoni e c'è la rete di Filippo Mangoni dopo che aveva recuperato palla Ilic, scusate Antic, sul su possa mai. Adesso 11-6 il punteggio. Possa mai, Moretti, Fantinato, il giro palla del Cassano. Esce adesso Cicci a ricevere, ancora Fantinato, c'è una buona difesa del Cingoli che sta uscendo molto in determinate occasioni. Ancora Moretti cerca possa mai, questa volta c'è con le Luori, Cicci si era liberato benissimo, riparte il Cingoli, adesso la rete di Ladakis con un bellissimo sottomano, Manuel Ladakis, 12-6, adesso rientra la Meldola e si accomoda in panchina Cicci. Saitta scambia con Fantinato, possa mai, Moretti ancora con Fantinato, Ferretti che esce su Moretti, la palla all'ala, e questa volta ci sono i 2 minuti per Antic che aveva cercato di non opporsi, si era addirittura girato ma ha toccato pericolosamente Saitta, quindi ancora un 7 metri con alla battuta il solito Alessio Moretti. E va a realizzare ancora Moretti, terzo rigore per lui e terza rete, tanto rientra adesso extra player anche per il Cingoli, esce con le Luori, entra Ferretti, c'è frattempo è entrato Bortoli nelle file del Cassano, quindi Rotaru, Ferretti che perde palla, la recupera ancora Rotaru, adesso c'è il passivo per il Cingoli, Ferretti all'ala per Mangoni e ancora Filippo Mangoni dall'ala, bella questa azione del Cingoli che va a realizzare con la rete numero 13 con Filippo Mangoni, 13-7 il punteggio, 20 minuti e 40 secondi di gioco qui alla Palla Quaresima di Cingoli tra Santarelli Cingoli e Cassano. Fantinato, possa mai, adesso Bortoli, passaggio per la Meldola, la parata di Colleluori ancora, poi palla che viene restituita al Cingoli, la Meldola l'aveva toccata all'interno dell'area, riesce con le Luori, ancora extra player Cingoli che è in inferiorità numerica per i 2 minuti di Antic, adesso ancora Rotaru, Ladakis, Ferretti, tanto c'è Bortoli in 5-1, Ferretti, Rotaru, c'è il passivo, adesso il passaggio a viene intercettato, riparte il contropiede del Cassano e lo sfondo di possa mai
su Ferretti, possa mai che non nel suo impeto, nella sua corsa per andare velocemente in contropiede, ha fatto lo sfondo su Ferretti. Palla restituita al Cingoli, che ancora adesso ristabilita la parità numerica. Ferretti, la Dakis, cambiata la difesa un po' del Cassano. Adesso Ferretti che non riesce a sfondare, intanto entra anche Dorio. C'è un po' di turnover nelle file del Cassano, che e Ferretti e non, e c'è il recupero di Davide Giattaglia. C'era sembrato un fallo su Cirilli in attacco, non rilevato. Il Cassano era andato in contropiede, ma il Giattaglia ha recuperato su Saitta. Ancora Cingoli in attacco, Ferretti all'ala, Mangoni, e ancora Mangoni sul primo palo, trafigge chirurgicamente, diremo, Ilic. Spazio minimo tra le manone di Ilic e il palo, e Mangoni è andato a centrare quel minimo spazio che aveva e a realizzare la sua quarta rete personale, la numero 14 del Cingoli. Moretti ancora fermato da Cirilli, adesso Dorio è entrato nel suo ruolo di pivot. Ancora adesso Bortoli, possa mai, questa volta da lontano trafigge Collelluori. Prima rete per Massimiliano possa mai. Ancora fermata la rimessa veloce del Cingoli. Mangoni, Antic e Ladakis, adesso in Cassano in 5-1 con Bortoli posizione più avanzata. Antic, servizio per Mangoni, ancora Antic, scambio con Mangoni, ancora Antic, Ferretti, Ladakis, ancora Antic, Mangoni all'ala, e ancora Filippo Mangoni riesce lo scambio con Antic e va a realizzare la rete numero 15. Moretti possa mai, Fantinato, Bortoli adesso all'ala, Moretti, Fantinato, ancora lo scambio con possa mai, fermato da Antic, Dorio, riparte il Cassano, Moretti ancora, Fantinato, adesso esce Antic su possa mai, Fantinato, e Moretti ha un'autostrada questa volta di fronte a sé e va a realizzare la rete. Riparte subito il Cingoli, il passaggio a Cirilli non riesce, riparte subito il velocemente, e c'è la parata di Andrea Collelluori, ancora su Fantinato. Primo errore per Marco Fantinato. Antic, Tubaldi, Ferretti che cerca di incunearsi ma non ci riesce nella difesa del Cassano. Antic adesso, Tobaldi, giovane Tobaldi, classe 2003 in campo. Antic ancora, palla persa poi recuperata, Ivan Antic, fallo sul numero 8 del Cingoli, 9 metri, e c'è il time out questa volta di mister Palazzi, 26 e 16 sul cronometro, quindi poco meno di 4 minuti al termine di questo primo tempo, che vede il Cingoli condurre per 15-9 sulla Cassano Magnago.
Diamo una lettura dei tabellini. Per il Cingoli una rete di Ivan Antic, una di Ferretti, una rete di Garroni, 4 le reti di Ladakis, mentre sono 5 quelle di Mangoni, 2 le reti di Rotaro e una di Capitan Strappini. Per il Cassano una rete per Bassanese, 2 di Marco Fantinato, una di Federico Mazza, 4 le reti di cui 3 su rigore per Alessio Moretti e una rete di Massimiliano Possamai. Quindi anche mister Palazzi usufruisce del suo time out in questa prima frazione. Palla in attacco sui 9 metri per il Cingoli con Cirilli che è pronto a riprendere il gioco. Lo fa in questo istante per Antic, Ferretti, Tobaldi, Ferretti, ancora Antic, con Tobaldi che, a cui sfugge la palla. Peccato, e la rete di Bortoli. Subito Ferretti in attacco, passaggio per Cirilli, non riesce, riparte il Cassano. Possamai all'ala per Branca, appena entrato all'ala sinistra. C'è Bortoli, ancora Fantinato, Mazza, Possamai, tanto si è andato a riposare un attimo Alessio Moretti. Dorio, Fantinato, Mazza, Possamai, buona la difesa dei Cingoli, recupera palla Antic, Ferretti, riparte adesso. Il punto di battuta era più arretrato, dicono gli arbitri, lo fa adesso con le Luori per Ferretti, Tobaldi, adesso lo scambio tra Antic e Mangoni, ancora Tobaldi per Ladakis, ancora lo scambio con Antic, Ladakis, Antic, ancora Ladakis, viene fischiato uno sfondo ad Antic, ci prova Mangoni a fermare Mazza all'ala e c'è la rete di Branca, prima rete per lui, parte veloce il Cingoli, Mangoni e l'incrocio dei pali, non è fortunato Mangoni, abiti dicono che c'è un tocco di Ilic, quindi fallo laterale per il Cingoli, rimessa laterale per Antic, 28 e 30 sul cronometro. È stato un mini break 2-0 del Cassano che si è portato dal 15-9 al 15-11. Rotaro, Antic, sarà importante gestire bene. E c'è uno sfondo fischiato a Rotaro, anche qui abbiamo un piccolo dubbio, però palla ancora. Bortoli con scambio con Fantinato, Possamai, Mazza, ancora Possamai per Fantinato, ancora Possamai e questa volta ancora la rete di Possamai. In parte Cingoli, Rotaru, Ladakis, Antic, Cingoli che non ha gestito bene questi ultimi 2-3 minuti, ha piazzato il break Cassano del 3-0 e si è riportato dal meno 6 al meno 3. Adesso ultimi 15 secondi, vediamo l'ultimo attacco probabilmente nel primo tempo, recupera palla ancora, la palla poi
e sbaglia ancora Mangoni dall'ala, peccato, peccato. Poi c'è il tentativo di Ilic e finisce qua il primo tempo con un Cingoli che va a riposo sul 15-12 dopo essere stato in vantaggio per 15-9 fino a 3 minuti dal termine. Quindi dalla palla quaresima a risentirci tra 10 minuti circa per il secondo tempo di Santarelli Cingoli Cassano.
Gentili telespettatori, ben ritornati qui al Palagoresima di Cingoli per il secondo tempo di Santarelli Cingoli Cassano Magnago, terza giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta maschile di pallamano. Cingoli che ha chiuso prima frazione in vantaggio per 15-12, adesso gestisce questa prima palla e c'è subito la rete di Ladakis con un bel tiro da fuori, velocissimo alla risposta del Cassano, ha ben fermato Dorio dalla difesa del Cingoli. Cassano in attacco, diciamo Dorio, Fantinato, possa mai, adesso Mazza, perde la palla Branca, Lala, riparte Ladakis, Rotaru, Antic, Ivan Antic, un po' è ancora intercettato il passaggio di Antic, contropiede e la parata di Andrea Colleluori su Thomas Bortoli. Grande parata del numero 16 del Cingoli. Ladakis, Rotaru, palla per Mangoni, difesa adesso aggressiva come sempre del Cassano, Rotaru che cerca l'uno contro uno, difesa più assestata adesso del Cassano dagli ultimi minuti del primo tempo, quando dal meno 6 il Cassano è rientrato alla meno 3. Ladakis, Antic, la parata, Strappini non riesce, la parata di Ilic non riesce a recuperare, adesso ancora il Cassano velocissimo, possa mai da fuori, possa mai va a realizzare per il 16-13 Antic per Ladakis, ancora ben servito da Antic, Ladakis riporta il Cingoli sul più 4, pronto subito Mazza, la parata di Colleluori, non c'è fallo, contropiede il Cingoli, Mangoni va in rete, bel lanciato da Ladakis, Filippo Mangoni. ...18-13 adesso, con il Cassano in attacco, Moretti è ancora in panchina ad ascoltare i consigli di Davide Colez, Massa, Bortoli, possa mai, veloce come sempre il gioco del Cassano, possa mai, cerca l'uno contro uno, Strappini difende bene, Dorio, Mazza, possa mai, Fantinato per Mazza e questa volta Mazza realizza la sua seconda rete dell'incontro. Rotaru, Cingoli, subito recuperata però la palla e c'è il contropiede e la rete del numero 29 Branca, fase molto veloci le ultime, ancora Rotaru, l'attacco, Ladakis, Allala, Garroni, Antic, Rotaru, Allala per Mangoni, non riesce, perde l'attimo Mangoni, Ladakis dice ricominciamo e così è, con Bortoli, è veramente un'ingenuità questa di Rotaru su Antic. Una rete veramente regalata questa a Bortoli, che non si fa pregare. Non si può permettere il Cingoli di regalare queste palle così in attacco per poi far ripartire il contropiede del Cassano. ...18-16 adesso, Antic, Rotaru, Ladakis,
la Dakis. E c'è un 7 metri guadagnato, questo 7 metri da un Antic Caparbio che si è buttato dentro nello spazio e ha ottenuto un 7 metri. Adesso intanto si pulisce il fondo del parquet. Si era bagnato con la caduta a terra di Antic, che va sulla linea dei 7 metri. E c'è la rete questa volta di Antic, che non sbaglia. ...19-16... 5 minuti di gioco di questo secondo tempo. Mazza, possa mai. Fantinato, ancora possa mai. Ancora giro palla tra possa mai, Fantinato, Sodorio, ancora Mazza e possa mai. La parata, il tiro sporcato dalla difesa del Cingoli, ma era comunque parato da Colleluori. Riparte adesso il Cingoli con Rotaru. Antic, è sbagliato il passaggio di Antic, che aveva cercato di sorprendere la difesa. Adesso Fantinato per Branca dall'altra parte, che va a realizzare il meno 2. Rotaru per Mangoni. Branca viene redarguito dagli arbitri. Gli arbitri richiamano Branca perché gli dicono che non deve buttarsi sempre a terra per ottenere lo sfondo. C'è adesso il commissario che si avvicina a Davide Colez. È stato un chiarimento con il direttore di gara, sempre l'intervento di asciugatura del fondo. Si riparte, Cingoli in attacco, Strappini, Ladakis, Rotaru, Antic, ancora Ladakis, Fantinato che... E l'Antic che va in rete, Ivan Antic. Un tiro sul 7. Fantinato, ben difeso da Antic. Possa mai, Mazza. Ancora giro palla dei soliti tre che in questi ultimi minuti giocano nella posizione centrale. Mazza, a cui sfugge la palla. Rimessa laterale con Colleluori subito per Ladakis. A Rotaru che prova l'attacco, sbaglia ancora Rotaru. Incredibile, questi errori non se li può permettere il Cingoli. Stiamo ancora a Branca in contropiede, la terza palla regalata da Rotaru. 20-18, ancora sfugge la palla, la recupera Antic. Arrabbiatissimo mister Palazzi. Ladakis, Antic, Rotaru. Difesa 5-1 con Bortoli in avanti. Vede anche Mazza. Cingoli che non riesce ad avvicinarsi. Adesso lo fa con Ladakis. Cingoli che non riusciva ad avvicinarsi alla linea dei 6 metri.
Adesso sfugge la palla apposta mai, ma il fallo di Strappini. Riparte il Cassano. Possa mai, 21-18, 8 minuti e mezzo circa di gioco in questo secondo tempo. Possa mai, ancora cerca, e uno contro uno su Cirilli, e ci riesce a realizzare la sua quarta rete, 21-19. Ferretti, Ladakis, Antic. Tanto è entrato Ferretti per far rifiatare. È ancora Mangoni, Mangoni all'ala, il pallonetto. Riesce la Santarelli a far girare palla e a servire Mangoni. Intanto entra Monciardini ed esce Ilic in porta per il Cassano. Fantinato, Dorio, Mazza, possa mai, ancora Fantinato, Fantinato, la parata di Collelori, recupera la Dacchis. Palla gettata dalla Dacchis, che aspettava il fischio dell'arbitro per un fallo che non c'è stato. Possa mai, adesso sempre Fantinato, Dorio, ancora Fantinato, Mazza per possa mai, la parata di Collelori, ancora sulla respinta, ancora Collelori, entra Ferretti, S. Cirilli, Antic, Ladakis, Ferretti, Ferretti, fallo su Ferretti, non sappiamo se... se c'era lo sfondo. Adesso c'è il giallo a Davide Kolec. Si riparte il cingolo in attacco, Ferretti che scambia con Mangoni, adesso con Ladakis e poi Antic. Ancora Ferretti, Antic che ci prova, Mangoni, 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 Filippo Mangoni ancora, questa volta tiro schiacciato che va, passa sotto le gambe di Monciardini. C'è il time out di mister Davide Kolec, 23-19, 11-20 sul cronometro di questo secondo tempo, molto bello, dove il Cingoli però comincia a sentire un po' la stanchezza anche per le poche rotazioni a disposizione. Vedremo come andrà a finire un incontro sempre in equilibrio, contro bella partita combattuta da ambo le parti. Si riprende dopo il time out di mister Kolec,
Cassano in attacco, adesso Saitta per Moretti che ha fatto il suo rientro in campo dopo questo time out. Bortoli, Moretti, possa mai, ancora Bortoli, scambio con Moretti, ancora possa mai, adesso sfugge la palla, la recupera Moretti, tiro di possa mai, la parata di Colleluori, contropiede del Cingoli che non riparte perché alcuni giocatori della squadra di Palazzi ancora non si erano portati in avanti, quindi sfuma questo tentativo di contropiede. La Dakis, scambio con Ferretti, con Antic, ancora Strappini, adesso Ferretti per Ivan Antic. Ivan Antic, uno contro uno, e va a realizzare ancora. Bella l'azione di Antic, riparte velocissimo il Cassano. Bortoli per Moretti, possa mai, ancora Moretti che viene toccato al momento del tiro da Antic. C'è un 7 metri, Colleluori aveva parato. Peccato, minimo tocco di Ivan Antic che ha procurato questo 7 metri. E c'è la rete ancora di Moretti, infallibile dai 7 metri. Cingoli riparte, Antic, Ladakis, Ferretti per Mangoni. Mangoni che cerca di servire Strappini, non ci riesce. Riparte velocissimo come sempre Cassano. Moretti, Moretti, la palla murata, poi messa sopra la traversa da Colleluori. Riparte il Cingoli, Ladakis, Antic, Antic, Antic per Ferretti. Il passaggio a Mangoni, questa volta Monciardini para e fa ripartire il Cassano. Tanto rientra Branca alla sinistra nelle file del Cassano. Ancora Bortoli, cambio con, adesso con Possamai. Saitta, il passaggio al pivot non riesce. Palla che ci sembrava aver preso la Dakis, invece si fa sorprendere e va a realizzare Dorio. Ci è sembrato Dorio. La Dakis per Ferretti. La Dakis ancora, Antic, la Dakis per Ferretti, ancora Cingoli, adesso un po' in difficoltà. Antic e il palo di Antic, tiro azzardato ma ha cercato la soluzione personale Antic. Moretti adesso possa mai, ancora Moretti, il passaggio al pivot non riesce, c'è il fallo però del Cingoli della difesa su Dorio, c'è un 9 metri per gli Amaranto del Cassano. Abbiamo appena superato la metà di questo secondo tempo, 24-21 conduce il Cingoli sul Cassano, partita ancora aperta. Riparte il Cassano, Moretti, Bortoli, ancora Moretti, possa mai, e bella la combinazione tra i due, e Bortoli va ad accorciare ancora, subito il Cingoli, Antic, e c'è la rete col tiro schiacciato di Ivan Antic che risponde subito a Bortoli. Difesa del Cassano questa volta che non si è fatta trovare pronta. Sul capovolgimento di fronte, Ivan Antic
ha realizzato con un tiro schiacciato. Bortoli, Cassano in attacco. Possa mai, scambio con Moretti, Bortoli ancora a Saitta, possa mai, bello la sua giravolta che sorprende Antic e va a realizzare la sua quinta rete. Adesso Ladakis che spara alto, 25-23, 16 minuti e mezzo di gioco. Cingoli che comincia ad essere stanco. Cassano, dicevamo che si può avvalere di maggiori rotazioni. Adesso Saitta, possa mai, sempre Bortoli, Moretti e va a realizzare adesso il meno uno, 25-24, 17 minuti sul cronometro. Esce Antic, entra Rotaru. Antic è sfinito in panchina. Ladakis, Ferretti, Rotaru. Ferretti per Rotaru, Ladakis fa buona guardia il Cassano. Adesso Ferretti per Mangoni, non riesce Cingoli a trovare la conclusione. Recupera la palla Mangoni. Rotaru, palla per Garroni, para Monciardini e riparte velocissimo il Cassano. Moretti, passaggio a Dorio, non riuscito, recupera però Strappini, Garroni, Mangoni, contropiede del Cingoli. Cingoli che riesce a respingere gli attacchi. E adesso c'è Moretti che getta via la palla. Gli arbitri dicono che non si può fare, ma per il regolamento sarebbero 2 minuti. Direttori di gara che hanno graziato questa volta Alessio Moretti. Adesso Davide Colec richiama in panchina. Branca, Mazza, possa mai, Bortoli, Saitta. Tanto è entrato la Meldola. Saitta per Mazza, Bortoli dall'ala. E Garroni prende 2 minuti, ma non siamo proprio d'accordo. E Garroni si era letteralmente coperto e ritirato all'indietro. Mazza, Bortoli era riuscito a tirare, è andato un po' addosso, ma sono cose che alla fine ci stanno, ma stavolta ci è sembrata una decisione un po' troppo affrettata dai direttori di gara. Infatti Garroni non è proprio d'accordo. Antic, Ladakis. Rotaru, Cingoli che attacca, Mangoni, Ladakis e Antic che è rientrato in campo. Passaggio al pivot. C'è il fallo su Cirilli. 9 metri. Ancora Cirilli per Ladakis e Antic. C'è il passivo adesso. Fischiato al Cingoli. La parata sul tiro forzato di Antic, la parata di Monciardini.
E riparte il Cassano per la palla del pareggio, 26-25. Mazza, Bortoli, Mazza, possa mai, ancora Mazza, Bortoli, la parata di Colleluori sul tiro di Bortoli. Cingoli che va in extra player, fuori Colleluori, dentro Mangoni. Ci sono i due minuti a Garroni. Di porta del Cingoli sguarnita, siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gioco. Cingoli che è sul più uno. Ladakis, Rotaru per Mangoni. Mangoni ancora trova un gol impossibile dall'ala. Grande prestazione di Filippo Mangoni fino a questo momento. Bortoli, Mazza, possa mai, esce Dorio, entra la Mendola. Intanto ristabilita la parità numerica per il Cingoli. Saitta per Mazza, Mazza per possa mai, passaggio alla Mendola, c'è il palla al Cingoli, Antic veloce per Ciattaglia che va a prendersi il rigore, e due minuti per Mazza. Sul movimento a rientrare di Ciattaglia, e Mazza ha incocciato il piede di Ciattaglia. 7 metri per il Cingoli, 2 minuti a Mazza. Ivan Antic. Ivan Antic realizza. Adesso extra player anche per il Cassano, esce Monciardini per far spazio al suo compagno in attacco. Rientra Alessio Moretti. Moretti, possa mai. Scambio con Bortoli, ancora giro palla tra i tre, possa mai, adesso Dorio. Ora Bortoli, Moretti che attacca, c'è il tentativo, e adesso questi due minuti un po' così per Mangoni. Possa mai sul palleggio, aveva quasi perso la palla. Adesso le due squadre che giocano con l'uomo in meno, chiaramente i due minuti di Mangoni e del Cingoli iniziano da ora. Moretti, possa mai, e Bortoli, ancora lo scambio tra i tre, adesso passaggio all'ala e la rete di numero 19, Saitta, che va a realizzare la sua prima rete dell'incontro, 28-26. Adesso costretto mister Palazzi a giocare con l'extra player, esce Colleluori, entra Iazziri all'ala destra. Antic, il palo sfortunatissimo, Ivan Antic, a botta sicura, quasi colpisce il palo. Sfortunato questa volta il numero 8 del Cingoli, e riparte il Cassano. Non possa mai. Moretti, ancora scambio tra i due, adesso con Bortoli che lascia per Moretti, passaggio all'ala
con Saitta, non c'è fallo, recuperata palla dal Cingoli, Saitta ha tirato dall'ala con le Lori, aveva parato. Adesso c'è il time out adesso del Cingoli, a poco più di 6 minuti dal termine dell'incontro, 28-26. Mister Palazzi chiama a sé i suoi ragazzi. Partita, dicevamo, combattuta, e penso lo sarà così fino all'ultimo secondo qui alla Pala Quaresima di Cingoli, tra Santarelli Cingoli e Cassano Magnago, per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A maschile Beretta di pallamano. Tutto pronto per riprendere il gioco dopo il time out chiesto da Mister Palazzi per il Cingoli. Dicevamo, Cingoli è ancora in inferiorità numerica, sta giocando con la porta sguarnita, l'extra player Rotaru, Antic, Ladakis, Ladakis, palla e c'è la rete di Yaziri dall'ala, il giovane Yaziri in rete. Questa palla, passaggio intercettato dalla difesa del Cassano, palla che è andata nelle mani dell'ala destra del Cingoli, che ha realizzato. Possa mai adesso Bortoli, Moretti all'ala, la parata di Colleluori sul tentativo di Branca. Antic, Ladakis, c'era stato il fischio, c'è stato il fischio dell'arbitro, la palla era andata in rete, ma non c'è stato il tempo per gioire per Ladakis, che si è visto fermare proprio sul più bello dal fischio dell'arbitro. Rotaru, Antic, ultimi 5 minuti di gioco. Ladakis, Antic, Antic, passaggio al pivot. Il contropiede di Branca, ancora una palla giocata male in attacco dal Cingoli. E c'è subito il passivo per il Cingoli e c'è la rete di Ladakis, c'è la rete di Ladakis che toglie un po' le castagne dal fuoco per il Cingoli. Cingoli che stava in un momento soffrendo, non trovava la soluzione giusta, poi sul passivo fischiato dagli arbitri, il numero 4 delle Cingoli è andata a una conclusione improvvisa che ha battuto Monciardini per il 30-27 a poco più di 4 minuti di gioco, 4 minuti e 8 secondi per la precisione, al termine 30-27 qui al Pala Quaresima di Cingoli. Adesso il time out di Davide Colez, ultimo time out a disposizione del tecnico del Cassano Magnago.
riparte da centrocampo il Cassano, Bortoli, Saitta, Moretti, Possamai, Bassanese che ha fatto il suo rientro in campo, adesso Possamai, il tiro, la fallo su Possamai, 9 metri per il Cassano. Dorio, Possamai, Moretti, Bortoli all'ala e la parata ancora su Saitta di Colleluori. Adesso il Cingoli che non ha intenzione di forzare i tempi. Difesa molto alta del Cassano, adesso c'è Rotaru, Antic, sfugge la palla, riprende la parata, cade Antic e Dorio insieme, riparte Possamai, Bortoli, la parata di Colleluori, la palla è fuori, quindi la rimessa sarà del Cingoli. Molta stanchezza adesso soprattutto da parte dei locali. Due minuti e mezzo al termine, c'è Rotaru in avanti, molto importante questa palla per Mangoni. Mangoni a rigore, c'è il tocco sul braccio di Mangoni al momento del tiro. E c'è Ivan Antic che si appresta al tiro. La parata di Monciardini. E quindi il Cassano che ancora è lì. Possamai. Bortoli che va a realizzare la rete del meno 2. Peccato per il rigore di Antic che poteva aver chiuso quasi l'incontro. Adesso Rotaru, difesa altissima, purtroppo il Cingoli perde ancora palla. Bortoli, Moretti, Possamai, viene fermato da Rotaru. Bortoli ancora, Moretti all'ala e la parata di Colleluori. Ancora Andrea Colleluori. E c'è il time out di Palazzi. 1 minuto e 8 secondi da giocare. Partita alla Cardiopalma qui alla Palacuaresima di Cingoli, vietata ai deboli di cuore. Dal più 4 del Cingoli sul possibile più 4 sul rigore di Antic sbagliato, si è passato al più 2 con la rete di Bortoli e adesso ancora dopo i passi fischiati a Rotaru in attacco, poi c'è ancora una parata di Colleluori su Bortoli mi sembra ancora, e adesso palla al Cingoli. C'è la rete di Alex Rotaru, la rete di Rotaru per il più 3 del Cingoli. Adesso Possamai fermato da Strappini, Bortoli, Moretti all'ala e c'è il tocco e i 2 minuti purtroppo a Rotaru. A 33 secondi dal termine.
i due minuti pure a Rotaru, che dopo aver realizzato la rete del più 3 è andato a purtroppo a prendere i due minuti. E va fuori, rigore di Moretti, si perde sopra la traversa. Il Cingoli adesso può gestire tre reti di vantaggio e 15 secondi al termine. Diciamo proprio che questa... E c'è c'è Mangoni che lungo la linea laterale recriminava un fallo, ma la partita, mancano 5 secondi e l'ultima parata di Colleluore finisce qui. Il Cingoli batte il Cassano 31-28, due punti importantissimi questi in chiave salvezza per la formazione guidata da mister Palazzi dopo una partita avvincente, sempre in cui i ragazzi della Santarelli hanno sempre condotto dal primo minuto all'ultimo, con il Cassano però sempre lì dietro minaccioso, pronto a rientrare in partita. Ma per questa volta per il Cingoli c'è stato un finale più dolce, e la vittoria per 31-28 dopo il primo tempo concluso in vantaggio per 15-12. Quindi dalla pala quaresima di Cingoli è tutto. Mirko Vazzieri vi dà appuntamento per il prossimo impegno casalingo della Santarelli Cingoli. Ribadiamo il finale: Santarelli Cingoli batte Cassano Magnago 31-28. Gentili telespettatori, a risentirci alla prossima occasione.